vai. Allora c'è questo così lume, capito? Ma quale raccomandazione? No, con le mie capacità, con le mie. Mi hai citato prima una raccomandazione politica, ci stavo state giocando prima. Sì, si diverette. E allora voi non ragionate. No, io tutti oggi non c'ha questa possibilità del cervello di farlo funzionare. Beh, però mettere in considerazione, ma questo mettere in considerazione questo candidato politico. Migliotti, ma tu si può ci sta la lista. Chi devi pigliarsi? C'è la verità. Io ragazzi, se io la gioventù. Se io devo fare una lista, la faccio io personalmente. Mi leggo io personalmente. Se mi danno la facoltà, se i giovani, se altri mi danno questa possibilità, io do la possibilità. Utile direttivo nei confronti di tutti e do le possibilità di dargli questa facoltà anche ai giovani. No, è vero, con quella ragione. Perché non, io non voglio trovare impedimento nella giunta o nelle cose e via dicendo. Se io devo essere eletto, devo amministrare io personalmente per dare questa facoltà a tutti voi. Ha ragione. Bravo Migliotti, sei grande! Sindaco! La maggioranza, la minoranza, ecco, se deve essere assoluto, la personalità che sono una personalità che viene eletta e deve dare la disponibilità ai giovani. Vero. Non è che quello sì, per il loro interesse, il loro questo, il loro... Ah no! Sei su Italia 1! No, va, è Italia 2! Questa è una prova del comizio, No, va. Questa è realtà, che io dico. Ma al finale Andalis, che vuoi sottare? Andalis, già gli tieni qualche nome? Io, il nome me lo faccio io personalmente, non ho bisogno di quello di quell'altro, quelli devono essere. Ma perché chi si cà, Migliotti, chi si cà, sono dei sporchi questi qua che stanno mo. Ce l'abbiamo solo. Penso, no, voglio fare delle persone se penso solo i cazzi suoi, invece Migliotti è un'ottima affermazione quello che hai. Perché la prima cosa è per i giovani, perché qua siamo qua. Vabbè. Ci deve prendere provvedimento per i giovani. E invece, perché non fatica nessuno qua? Perché questi Dio che si infatti pensano per i loro interessi, per i loro riguardi, no, per i loro personali, delle famiglie, non pensano per i giovani. No, comunque è vero, Pietro. Fanno per i loro interessi, con le loro tasche, riguardo delle famiglie. Ma quando eri presente tu, quando facesti comizio coso, là, tu sei presente quando stava coso? Facesti comizio coso, Armando, là, tu eri presente? No, io non ci stavo. Questo è un altro sfruttamento che fa questa seconda persona. Se deve essere una personalità retta e corretta, unica, in tutte le cose, unica, deve dare la rappresentanza militare, no, la rappresentanza che venisse tutti insieme, la rappresentanza di quella personalità che si dimostra nella politica e dà facoltà ai giovani e anche altre conseguenze. Giusto. Voglio, ma che serie, ma non è che questi qui oggi no. Il governo pensa per questo, non possiamo tanti con le condizioni perché noi siamo disoccupati,
organizzati. E quando è tolto, tu ci metti una volontà, tu governo, a Valdarno. A Valdarno, a ma Giulio, fa cazzo, dai, questo è Giulio. Ma sì, ma Tania. Voglio comunque a parte nell'opposizione, come ti comporti? Oh. No, io non vado trovando né posizione e né questo. Voglio essere assoluto. Sindaco senza nessuna opposizione. Senza andare in giro con nessuno. A solo, non è che si sta parlando solo. A solo. E da solo si deve dare la possibilità. Sono rimasto a parecchio tempo. Ci vuole là. Ma mo senza battere, la lista tua qual è? Tu a sindaco, po? Assessore via seguito? Tu, sempre tu. Cioè tu fai tutta la lista. Allora non vuole né maggioranza né opposizione, sta su. Assessore comandare uno, assessore attrice. Però questa è monarchia. No, non è monarchia. Ma lei alle... La facoltà. Alle belle arti chi ci metti? Alle belle arti. Siamo visti. No, c'abbiamo un castello. Nessuno perché hanno sfruttato tante di quelle situazioni, hanno preso gli i radiofonisti, gli appalti esternamente, non hanno preso l'attuale esistente presente paesano e piacere che poteva fare un appalto. È vero, giusto, è vero. È vero. È ministro dell'educazione, chi sarà? Non lo so, è tutto. È un applauso, figlio! E via seguito. E a Valdarno ci entriamo tutti. Arbitro! Hai a putane. Dai, lasciare gli tre passaggi. No, mi gatti via seguito. Assessore agli apparati radio. Assessore radiofonici radio. Radio Mamul.